Pescara, la sosta col miglior attacco del campionato, è in piena salute. Appena 20 giorni fa sul Delfino spiravano venti di crisi, la panchina di Zauri traballava, nonostante le rassicurazioni del presidente Sebastiani, e la squadra sembrava lontana dall'avere una identità di gioco. Nel momento di massima difficoltà, dopo la sconfitta con lo Spezia, è scoccata la scintilla. Due gli aspetti principali, uno riguardante l'atteggiamento, l'altro sul piano tattico. Di confronti ce ne saranno stati tanti da inizio stagione, ma la sensazione è che quel faccia a faccia post Spezia sul campo del Poggio alla ripresa di quella settimana di allenamenti abbia contribuito a tirare fuori qualcosa dalla squadra. Sul piano tattico, Zauri e il suo staff hanno trovato la quadra con il cosiddetto albero di Natale, un 4-3-2-1 che ha trovato nel Baby Borrelli il totem su cui la squadra si appoggia ed ha liberato le giocate dei due calciatori di maggior talento, Macin e Galano, che sono anche i migliori marcatori stagionali. Il Robben delle Puglie ha griffato la settima rete in campionato ad Empoli e se continua con questo ritmo potrà addirittura superare le 20 reti, di gran lunga il massimo in carriera. Macin, più vicino all'area, non solo dal massimo, ma gratificato dalla nuova posizione in campo, è anche disposto a sacrificarsi di più in fase di ripiegamento, avendo peraltro alle spalle i tre interni di centrocampo. Scognamiglio e Bettella hanno rispolverato l'intesa della scorsa stagione e il giovane difensore di proprietà dell'Atalanta si è finalmente lasciato alle spalle il problema di inizio stagione. Ad Empoli, in Coppa, riportò quella botta al piede che ne ha condizionato l'inizio di campionato. E proprio ad Empoli, in campionato, Bettella ha segnato il suo primo gol stagionale. Ora, due settimane che saranno utili a Crecco, debutto stagionale positivo al Castellani, per mettere altra benzina nelle sue gambe e a Busellato per iniziare la fase di recupero dall'infortunio pre-Empoli. L'ex cittadella comunque non ci sarà con la Cremonese. Zauri, solo nella prossima settimana però, potrà lavorare al completo, visto che in questi giorni sarà privo dei sei nazionali. Memushai con l'Albania e Kastanos con il Cipro affronteranno le gare di qualificazione agli europei. Quelle di qualificazione alla Coppa d'Africa attendono Macin, chiamato dalla Guinea Equatoriale. Impegni con le Under 21 per Bettella, con l'Italia, e Ingelsson con la Svezia sono le qualificazioni per l'Europeo di categoria. Per Borrelli, prima convocazione con la Nazionale Under 20.